Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video. Mi è arrivato questo paccone piuttosto grosso e vediamo che cosa c'è dentro. Sembra gigantesco rispetto alla media di quelli. Sicuramente credo, anzi senza credo, il più grosso che mi sia capitato di ricevere. Allora, ecco, forse in questa posizione piegato si vede un po' meglio. Sembrava chissà cosa, no? In realtà la vera scatola è questa. All'interno l'hanno imballata. È abbastanza pesantino. Avrete capito già di cosa si tratta. Allora, all'interno non c'è nient'altro. Eccolo qui, è uno step. Per l'aerobica, prezzo pieno era 21 euro spicci, ma io l'ho trovato usato, quelli in ottime condizioni, probabilmente è stato restituito e l'ho pagato solo 14 euro e spicci. Spesso su Amazon si trovano degli affari di questo genere perché la gente li restituisce alcune cose perché non gli piace, perché motivi loro. Però naturalmente poi Amazon cerca di rivendere, ma rivende a seconda dello stato in cui gli ritorna, quindi se in ottime condizioni ci sono. Ecco, questi sono dei piedi aggiuntivi, dei rialzi, che hanno una parte dei gommini sotto, una superficie molto piccola ma molto adesiva. Robusto, d'altronde deve sostenere un peso, non sembra che ci siano danni. Questo veniva venduto come ottime condizioni. Dicevo, ci sono diverse tipologie di quest'usato, il warehouse mi sembra che si chiami con termine inglese di queste robe, insomma, che gli ritornano indietro, non possono più vendere assieme alle cose nuove. Anche se c'è la dicitura come nuovo, che è quella immediatamente più costosa, cioè rispetto a, cioè, l'oggetto che viene venduto nuovo, punto. Poi se vai nel warehouse che è disponibile, che non è detto, c'è la dicitura come nuovo, poi c'è in ottime condizioni come questo, buone condizioni che evidentemente ha qualche difetto in più. Poi mi sembra discrete condizioni e condizioni accettabili, che sotto quello evidentemente non va. Allora, questo potrebbe essere utilizzato anche così, quindi più basso, meno faticoso, ci sono sempre questi piedini. Chiaramente lo step è semplicemente da fare così, oppure di cambiare il piede, ma insomma non devo stare a spiegare come si salgono le scale, è esattamente lo stesso tipo di movimento. Questo non so se è smontabile, probabilmente sì, ma non può essere utilizzato senza questo piede qui, perché non avrebbe. Comunque sia, l'altezza minima è questa. Con questo si può
alzare di qualche centimetro. Alcuni modelli, ho visto, ne hanno tre piedi, quindi si può alzare di un bel po' rispetto al minimo. E dovrebbe andare ad incastro più o meno. Vediamo se andandoci sopra con il peso si è incastrato ben bene. Credo che lo utilizzerò in questa maniera. La marca è Fenix Fitness, mi sembra buono, anche perché più o meno sono tutti uguali, ce ne sono di vari prezzi, ma alla fine ho visto che ce ne sono alcuni tipi che non so, sembra che abbiano dei piedi così a occhio, ma non so, non li ho visti, quasi ammortizzati, un po' a soffietto, a fisarmonica, invece questo è... Ma non lo so, magari è solo un'impressione, solo un fatto estetico. Credo che come step vada bene, quindi alla fine si può fare tranquillamente con del legno. Non l'ho fatto perché adesso non ho tempo di fare una cosa del genere, viene meno carino chiaramente, a meno che uno non sappia lavorare da artista. E anche perché comunque il legno, anche se lo pitturi e tutto, potrebbe sempre rilasciare, potrebbe anche deformarsi alla lunga e rilasciare qualche scheggia, qualcosa così, se non, soprattutto se non lo lavori molto molto bene. E invece questo è, certo, un attrezzo di plastica che durerà quanto una vita praticamente. Io ho avuto anche degli step, quelli meccanici, chiaramente costano di più, uno anche con il manubrio, con il mini computer, chiamiamolo così, ma alla fine quelli si rovinano perché hanno dei pistoni a gas che dopo un po' di utilizzo, dopo tanto, però se lo usi come si deve tutti i giorni o quasi, alla fine si scaricano, esattamente come gli ammortizzatori di un veicolo oppure anche il bagagliaio. Se voi vedete, dopo 10 anni, a forza di aprire e chiudere, i pistoncini non hanno più la forza di un tempo e mano a mano che non lo riescono più a tenere aperto vanno sostituiti. Il funzionamento è esattamente lo stesso. Con questo invece non si pone problema, a meno che non ci saltate sopra una persona di più di 100 kg proprio in mezzo di punta per romperlo, dovrebbe reggere. Ecco, il video, a dispetto della dimensione oltremodo fuori misura rispetto alla media del pacco, è invece molto molto breve. Questo è il simbolo Fenix Fitness, credo della marca distributrice o non so cosa, e tutto qua. La superficie è abbastanza ruvida per dare un pochino d'attrito e questo è il nostro step. Grazie per aver seguito il video e se volete mettete mi piace, iscrivetevi, schiacciate la campanella e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!